sono alberi non c'è niente, qui vedo fatto da casa. Ci troviamo sulla Salerno-Reggio Calabria nel tratto Rogliano-Altilia. Qui si è consumata la tragedia ieri sera, ancora si possono vedere le ferite devastanti. L'ANAS sta cercando in tempi brevi, molto rapidi, di far sì che venga di nuovo riaperta la viabilità, viabilità che come abbiamo visto ormai è tutta incolonnata ed è stata deviata sul tratto Cosenza-Paola, causando tra le altre cose anche numerosi incidenti di poco conto, però l'arteria ormai è del tutto congestionata. Vi sono stati 2 morti, altrettanti feriti gravi e non sappiamo, ovviamente perché non abbiamo il dato statistico di cronaca per ciò che concerne il ricovero degli altri componenti che abitavano il pulmino, che praticamente è finito sotto una valanga di detriti. Come possiamo inquadrare, non è che poi qui ci siano alberi che realmente potessero frenare il crollo, la slavina, insomma, da questa parte. Sono soltanto delle acacie, manca un progetto di forestazione che non c'è mai stato, questo progetto di forestazione, ma queste acacie sono nate come dei parassiti proprio durante la costruzione della Salerno-Reggio Calabria nel lontano 1960, ma un vero piano di forestazione non c'è mai stato ed è plausibile poter affermare che la pioggia, ovviamente il disastro pluviale di questi giorni, ha colpito proprio le aree più fragili della Salerno-Reggio Calabria. In questo caso non è servito neanche il muro di cinta perché è venuto giù direttamente con la slavina di terra che ha travolto il pullman su cui viaggiava questa squadra che proveniva da una trasferta sportiva e stavano rientrando nelle proprie abitazioni. Quindi adesso si cerca di riparare il tratto autostradale, ma il problema vero è che tutta la Salerno-Reggio Calabria è a rischio idrogeologico, un rischio idrogeologico che può essere frenato soprattutto con infrastrutture arboree, non solo con la cementificazione, con i canali ovviamente di drenaggio, i canali di ruscellamento. Come vedete qui non c'è nessuna canalizzazione, manca la canalizzazione e la canalizzazione è anche il frutto della devastazione idrogeologica perché le acque ruscellano direttamente sopra e sotto la superficie, di conseguenza fanno sì che le slavine, gli smottamenti, insomma le crepe di carattere idrogeologico siano devastanti. In questo caso lo sono stati per dei viaggiatori che ignari probabilmente avevano già incontrato grosse difficoltà per il maltempo, per il disastro meteorologico, ma ne hanno incontrato un altro di disastro meteorologico, quello che ha posto fine alla vita di 2 giovani atleti.
parlato col microfono. Ecco, la nostra telecamera in questo momento sta inquadrando il ruscellamento. Questo era un ruscellamento sotterraneo. Avevamo parlato di canalizzazione, di mancanza di canalizzazione. Questa è una canalizzazione nata probabilmente molto prima che il costone venisse giù, tra le altre cose travolgendo anche il muro di sostegno. Quindi quando mancano i canali di scolo che non vengono monitorati, i ruscellamenti sotterranei poi alla fine producono questi disastri. Adesso voglio rendermi conto della situazione di persona per anche riferire al Dipartimento. Ecco, sembra che a volte gli interventi per ciò che concernono la Salerno e Reggio Calabria, anche strade provinciali, non siano stati monitorati, soprattutto non ci sia l'alberazione sufficiente. Abbiamo visto ad esempio che da questa parte, tranne qualche acacia nata durante la costruzione primordiale, non ci sono stati interventi riparatori, soprattutto ci sono dei ruscellamenti sotterranei, siamo in mancanza di canalizzazione. Questi interventi lo Stato, la provincia, gli enti non dovrebbero provvedervi prima che si arrivi poi a questi disastri? Vabbè, adesso col senno di poi è facile dire queste cose. Teniamo presente che c'è stata una vera e propria alluvione, cioè piove da 3 giorni in maniera intensissima e quindi c'è da aspettarselo. Poi nella zona so che ci sono stati anche degli incendi boschivi, quindi ha depauperato il patrimonio. Poi dopo gli accertamenti si faranno. Però Giustino Fortunato sosteneva la Calabria lo spazio.